Ultimate le fatiche di campionato, com'è il bilancio? Buonasera, il bilancio, noi abbiamo concluso il campionato. È stato un campionato importante, di un buon livello. Siamo confrontati con società del calibro della Fiorentina, Empoli, Livorno in particolare. Quindi dal punto di vista mentale e caratteriale è stato un campionato che ci ha formato e ci ha fatto crescere anche a livello tecnico. I ragazzi nel momento in cui affrontavano questi avversari, no, di società blasonate come Fiorentina e Empoli che avevano queste maglie, ecco, come reagivano? Inizialmente c'è stato un po' di un approccio abbastanza timido, poi dopo nel giro di ritorno siamo stati in grado di confrontarci con l'Empoli anche alla pari, quindi sono contento di questo, sono contento che ci sia stato uno step successivo, quindi un miglioramento tra andata e ritorno. Adesso, ultimate le fatiche di campionato, ci sono i tornei estivi che sono già iniziati. Sì, iniziamo ora i tornei estivi, per noi c'è stato il passaggio da 9 a 11, quindi giochiamo 11 contro 11 nel campo regolamentare, quindi qualcosa ci cambierà. E disputiamo la prima partita domani, torneo Lucignano contro la Teranovese, poi fine settimana Castelfranco, quadriangolare e ne continueremo con i tornei. Quindi questo per i ragazzi sarà un buon banco di prova, Sì, insomma. Vabbè. è un bello step, abituati a giocare a 9, quindi stanno tra virgolette diventando grandi, quindi vanno a giocare il calcio che Ma conta, negli 11 contro allenamenti avete 11. avuto modo di provare Sì, questi? ci stiamo preparando, stiamo facendo delle amichevoli per prepararci al meglio. Adesso le aspettative quali sono? Di Aspettative, risultato, lascia il tempo che trova. questo. Noi Certo. lavoriamo nella fascia d'età, quindi che la prevalenza noi la diamo alla crescita, quindi a far sì che loro possano crescere e migliorare per il futuro. Grazie. Prego.